Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Siamo qui oggi per fare i pronostici di Serie B. Bisogna pronosticare perché il giorno venerdì si gioca subito la, la quarta giornata e quindi non c'è tempo. Bisogna subito pronosticare. Come sempre, 5 partite. Proprio prima di partite vi chiedo un po' pollice alone sul video e un'iscrizione al canale, ragazzi. Mi raccomando. Siete sempre in tanti che guardate i miei pronostici di Serbi? quindi vi chiedo solo un pollice in su e un'iscrizione al canale Visto che siete in tanti iscrivetevi, è totalmente gratuito e mi date un grande supporto Io vi porterò questa serie per tutta la stagione Quindi noi partiamo subito dicendovi però prima le 5 partite che sono Brescia-Crotone, Vicenza-Pisa, Parma-Cremonese ci facciamo Regina Spall e l'ultima Lecce Alessandria. Non perdiamoci in chiacchiere e incominciamo subito. Incominciamo da Brescia Crotone. È un bel match, ragazzi. Un Brescia che sicuramente come ho già detto più di volte nel, nella serie che va a dei pronostici ovvero zona caffè. Un Brescia che, fa, che va forte, 3 vittorie su 3 nelle prime 3 eh, che comanda la classifica a 9 punti, affronterà un crotone in difficoltà, quindicesimo, con 2 punti, due soli, due soli punti raccolti. Per la squadra di Modesto, che è una squadra che si deve ancora ben amalgamare. Una squadra che crea tanto che crea tanto all'interno della partita, ma che poi. Purtroppo non riesce tanto bene a finalizzare. Una volta che poi subisce subito il gol, magari è la prima occasione che si ritorce contro, subisce il gol e poi va un po' in crisi. Quindi un Crotone che sicuramente deve ancora trovare la propria identità, ma comunque potrà fare un risultato. Secondo me, contro il Brescia. Infatti, vi dico che può vincere il Brescia, ma che anche comunque è un pareggio. Quindi vi dico X2 tra Brescia e. No, 1X tra Brescia e Crotone, perché giocherà il Brescia in casa. Regina Spal, molto bella anche questa partita, ragazzi. Regina Spal, Spal che nella pareggio interno contro, eh, contro il Monza, dove, dove ha segnato l'autore del, del gol della Spal è stato Colombo. Un bellissimo gol anche. Affronterà una regina che comunque è ottava, quota 5 punti. Ha iniziato bene il percorso a Yeti con la sua regina. A disposizione, per noi una rosa forte, una rosa che deve puntare minimo a entrare nei playoff. E affrontare una spalla. Quella di Cotlet. Anche lei è una spalla nuova. Con tanti volti nuovi, con tanti acquisti nuovi. Con una presidenza anche nuova Spal spalla. E lei invece è decima, quota 4, 4 punti. Quindi un punto in meno rispetto al, alla regina. Per me sarà una gara molto, molto equilibrata. In questo momento viene tanto difficile dire chi potrebbe, chi potrebbe vincere tra queste due squadre. Saranno cruciali. Secondo me la prima mezz'ora di gara. Il mio pronostico comunque tra regina e spalla, ragazzi, è, è un 2 secco dalla spalla. Mi voglio rischiare. Do, do fiducia al Cotlet. Do fiducia alla squadra. Eh, la squadra di Ferrara. Quindi vi Due secco della Spal, Tra Regina e Spal. Lecce e Alessandria, anche questa bella partita interessante. Due squadre a caccia della prima vittoria stagionale: una Alessandria che comunque non ha ancora mosso la classifica, che, che insieme a Vicenza e Ternana sono le uniche tre squadre a zero punti che insieme a Vicenza tornare e Pordenone sono le, sono le uniche quattro squadre a 0 punti Alessandra che viene dalla sconfitta interna al, al Moccagatta 3-1 contro il Brescia una, Un Alessandra che deve sistemare tanto per quanto riguarda soprattutto il lato difensivo anche perché il lato offensivo comunque i gol bene o male li, li, li riesce a trovare in questo campionato però c'è bisogno tanto di sistemare la fase difensiva secondo me Moreno Longo potrebbe optare per un cambio di modulo per me questa potrebbe essere l'opzione più valida perché ho visto che con questa difesa a 3 l'Alessandra non so quanto possa andare avanti affronterà un Lecce che anche lei comunque è messa male 16 a punti. Due pareggi nelle ultime due partite. L'ultimo, forse, il, il pareggio, è il pareggio in cui c'è stata la prestazione migliore della squadra di Baroni. Che deve assolutamente trovare i primi tre punti di questa stagione. Per me lo farà il Lecce. Per me batterà l'Alessandria, magari con qualche difficoltà. Questo non lo metto in dubbio. però tra Lecce e Alessandria, al via del mare, a Lecce. Vince il Lecce quindi uno secco del Lecce. Parma Cremonese, bella partita anche questa, ragazzi. Un Parma che viene dalla vittoria convincente. Contro un Pordenone che non si sa ancora bene cosa deve fare in questo campionato. Un Parma quarto a quota 7 punti. Un Parma che arriva da due vittorie. Vittorie consecutive: quella in extremis contro il Benevento per 1-0 e quella convincente. dell'ultimo turno contro il Pordenone, affronterà una Cremonese. Anche lei è partita molto forte. Infatti, è quinta e subito dietro al Parma a 6 punti. Una Cremonese che viene una vittoria per me importante, solida di squadra contro un Cittadella per 2-0. Quindi, ottima Cremonese che anche in 10 è riuscita a mantenere l'equilibrio e il vantaggio e raddoppiare. Quindi, ottima, ottima la Cremonese che ha 6 punti e che sicuramente vorrà arrotondare questo, questo, questo punteggio dei punti. Proverà a vincersi, sicuramente, contro il Parma. Io, io reputo, ragazzi. Il Parma insieme al Monza, le due rose più forti di questo campionato, però non sarà facile. Sì che si giocherà al Tardini e siccome ci sarà entusiasmo, voglia dei tifosi del Parma di spingere la propria squadra al terzo successo consecutivo, per me il Parma alla fine la vincerà, però con qualche difficoltà. Quindi mi gioco un X-1 tra Parma e Cremonese. Un pareggio potrebbe tranquillamente uscire da questa sfida. L'ultima partita: Vicenza Pisa. È una partita sicuramente ragazzi dove, dove di fronte avremo un Vicenza Che a, a caccia di punti assolutamente Perché a zero Di Carlo non è, non è partito per niente bene E secondo me questa partita sarà cruciale Anche per il futuro di, di Carlo Dovesse perdere il Vicenza Per me salterebbe la prima panchina in Serie B Sarebbe proprio quella di Mimmo Di Carlo No, non è la prima perché è già saltata quella del portalone. Quindi la seconda panchina in Serie B eh, Per me è Vicenza che non vincerà Non andrà a vincere contro un Pisa Perché di fronte si troverà una squadra Molto più avanti nel percorso Una squadra molto più avanti il processo di diventare squadra che ha un'identità, che ha gioco, che ha grinta, che ha densità, che ha quasi tutte le componenti per fare un grande campionato. Quindi vi dico che a Travicenza e Pisa, due secco del Pisa, ragazzi. Questi erano i miei pronostici di Serie B. Pollicione in su al video. Iscrizione al canale, ragazzi. Mi raccomando, noi ci becchiamo. Un prossimo video, bella ragazzi.